bentornati, ma come vedete abbiamo cambiato studio perché oggi, sì. Oggi il nostro ospite è un fascino assicurato. Allora, innanzitutto parliamo di bellezza, parliamo di benessere e lo facciamo con i nostri ospiti. Li presenti tu, li presento io? Va bene, io presento chi oggi porta gli specialisti, che ci dà qualche indicazione, perché avremo dei consigli molto importanti, ed è con Eliana Di Nicola. Buongiorno Eliana, buongiorno. Buongiorno Eliana, buongiorno. Benvenuta, grazie. Di essere venuta qui. Allora, io direi che Eliana oggi racconterà una bella storia, ci parla di una creazione, di qualcosa che ad un certo punto ha deciso di portare avanti, ed è quello del benessere, ma poi ci racconterà più nel dettaglio, racconterà più che cosa è successo, ed esattamente parliamo di Call of Beauty. Ci piace dirlo un po' all'inglese. Call of Beauty, l'avete sentito? Allora, Eliana, buongiorno e ben trovata e ben arrivata. Innanzitutto, grazie. Che cos'è Call of Beauty? Allora, Call of Beauty, come dice il nome, è la chiamata alla bellezza. Quindi noi abbiamo creato questa piattaforma che offre servizi di bellezza a domicilio. Al momento ci siamo focalizzati sui massaggi olistici e le clienti possono registrarsi autonomamente online sulla piattaforma e prenotare dei servizi appunto a domicilio. I servizi possono essere a casa, in hotel o in ufficio e hanno una selezione di professionisti a loro scelta, appunto, che possono scegliere sulla piattaforma con vari servizi e trattamenti. Molto interessante e molto utile, io direi, vero Orazio? Però quello che vorrei capire dalla nostra Eliana, come nasce l'idea di Call of Beauty? Allora, nasce dalla mia esperienza all'estero. Ecco. Io qualche anno fa, diciamo 8 anni fa, ho deciso di trasferirmi a Londra per intraprendere un percorso lavorativo diverso da quello che stavo facendo in Italia ho avuto la possibilità appunto di provare su me stessa questo tipo di trattamenti, questo tipo di servizi che appunto sono nati a New York, quindi l'idea nasce a New York circa 12 anni fa, mentre Parigi e Londra sono stati, diciamo, i timoni di questa piattaforma, di questa idea in Europa. Sono state appunto le prime due città che hanno sviluppato questi tipi di servizi a domicilio. La mia idea è appunto quella di portarla in Italia, di far conoscere questi tipi di servizi in Italia per dare la possibilità a chi non ha tempo, quindi a businesswoman ad esempio, che non hanno tempo di prendersi cura di loro stesse, perché appunto magari lavorano in orari diversi da quelli che seguono i centri estetici o i parrucchieri, e le mamme, che appunto, come ben sanno, con chi ha magari bambini piccoli è un po' difficile, no? Staccarsi da quello che è il ruolo da mamma. Un po' più complicato. Esatto, quindi Call of Beauty proprio dà la possibilità anche alle mamme, quando magari il bimbo o la bimba ha un attimo di riposo, a scuola, come capisco io questa situazione, la capisco perfettamente. Appunto, di prendersi un po' di tempo per se stessa, quindi di sentirsi bella. Appunto, il nostro slogan è bella sempre, quindi bello, mi piace questo. Bello, visto, Orazio? A proposito, noi stiamo vedendo appunto le immagini, presentiamo in questo momento c'è Andrea, che è il nostro massaggiatore, il nostro professionista, e invece chi gode di questo momento è la nostra Chiara che all'inizio di questa avventura ci ha detto: speriamo di rimanere sveglia perché immagino. Sono un po' invidioso anche io qua, la situazione anche io. Siamo in tre, ragazzi. Senti, sì. A proposito di questo, come scegliete i vostri professionisti? Allora, li selezioniamo con molta cura. In realtà abbiamo tre requisiti fondamentali. Uno è appunto la questione fiscale, quindi devono avere una partita IVA o per chi è già lavoratore part-time possiamo lavorare con ritenuta fiscale, un'assicurazione
professionale, quindi un RC che copre in caso di danni a terzi, e un lettino portatile. Scusate, dimentico anche ovviamente certificati e attestati professionali, quindi tutti i professionisti sono assolutamente certificati e testati da noi. E proprio come stiamo vedendo dalle immagini, no? Arriverà lo specialista, il professionista con un lettino portatile, sì, che puff, si aprirà davanti ai nostri occhi e saremo pronti ad essere massaggiati. Allora, esatto. Mi piace pensare a qualcosa di olistico, no? Mm-hmm. Prima parlavamo questo, al centro c'è l'uomo, no? Il benessere dell'uomo. Mm-hmm. Quindi in qualche modo quando noi chiamiamo lo specialista, cosa scegliamo? Quali sono le cose che noi possiamo chiedere? Perché in effetti, esatto, certo. Mi viene in mente, io guarda, mentre parlo con te Liana, veramente sono già lì. Lì, con il pensiero e con la mente, con il corpo soprattutto. Bene, bene. Ecco. Sì. Sono contenta che vi piace appunto l'idea. Diciamo che quando una cliente si registra sulla piattaforma, ha la possibilità di scegliere appunto se preferisce un professionista uomo o una professionista, okay, donna. C'è una piccola biografia per ogni professionista che scrivono proprio i professionisti, quindi si descrivono e parlano un pochino di loro stessi, quindi che cosa piace fare più nello specifico a loro, quindi se preferiscono tenersi nei massaggi magari sportivi piuttosto che in quelli più rilassanti, ecco. Quindi la cliente seleziona il professionista e seleziona poi il trattamento che preferisce, quindi c'è proprio una lista di tutti i trattamenti che il singolo professionista offre con una piccola descrizione, quindi appunto spieghiamo nello specifico che cosa sono i trattamenti, che cosa fanno durante il trattamento. Guardate, le immagini sono sicuramente parlano di più delle parole. Devo dire che mentre lui in qualche modo accarezza in maniera poderosa le parti, in questo caso la coscia e la gamba in generale, il piede, questo tipo di massaggio verte, qual è il raggiungimento di questo massaggio? Cioè, nello specifico cosa serve? Di massaggio diciamo sta effettuando il nostro Andrea sulla modella? Io mi alzo, mentre tu spieghi, mi alzo e vado vicino a loro e vediamo un pochino. Esatto. Credo, addentrati. Esatto, credo che Andrea stia effettuando un massaggio rilassante, se non erro, quindi la cliente appunto sceglie questo tipo di massaggio quando ha avuto una giornata stressante e decide di appunto rilassarsi e dedicare del tempo a se stessa, ecco, quindi questo tipo di trattamento appunto è solo un trattamento rilassante. Poi ne abbiamo altri come decontratturante o il linfodrenante che appunto hanno diversi benefici, altri benefici appunto diversi da quello rilassante. Quindi Eliana, nella vostra piattaforma solo massaggi o anche diversi trattamenti che riguardano un po' il mondo della bellezza in generale? Allora, per il momento siamo solo aperti per, okay, trattamenti olistici. Il nostro obiettivo è quello di poi poter aprire, chi appunto si registra sulla piattaforma potrà vedere una serie di trattamenti che noi offriamo. Abbiamo avuto diciamo dei colloqui con la Regione Piemonte per dare la possibilità appunto a persone che svolgono l'attività di estetista o di parrucchiere di poter riconoscere la loro professione come liberi professionisti, perché al momento questo non è possibile in Italia, quindi il nostro obiettivo appunto è quello di dare la possibilità a queste persone di poter lavorare in modo autonomo, quindi il nostro obiettivo è quello di poter offrire servizi di bellezza al 100%, quindi dal parrucchiere all'estetista, alla ceretta, tutti 360 gradi. Esatto. Vi interrompo perché voi dovete sapere che Eliana
viaggia in the world, quindi lei deve connettersi nella lingua dove giusto, si trova giusto, da giusto, un giusto. Momento all'altro. Quindi, infatti noi l'abbiamo anche detto, se vuoi parlare in inglese fallo pure. Certo, noi siamo poliglotti. Noi siamo poliglotti, non abbiamo problemi. Senti, nulla. Chiedo una cosa al nostro massaggiatore. Esatto, esatto. Lo vedo. Allora, ben trovato, benvenuto. Grazie mille. E fisicamente per te è impegnativo, no? È un lavoro fisicamente e anche mentalmente impegnativo. Anche mentalmente? Sì, 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 si fa sentire a fine giornata, però soddisfazione. Adesso esattamente tu stai facendo cosa? Decontratturando? Allora, cosa? Ma no. Allora, questo è un massaggio rilassante, la famiglia dei rilassanti, nello specifico un rilassante svedese, sì. Quindi va tendenzialmente a rilassare, poi per carità ci sono alcune manovre che vanno anche leggermente a decontratturare, non è un massaggio profondo, no. Altrimenti sarebbe meno rilassante perché provocherebbe un leggero dolore che però va comunque a sciogliere quelle tensioni che comunque hai normalmente. Normalmente. Questo essendo un rilassante va tendenzialmente ad ammorbidire, appunto a rilassare le parti e quindi a sciogliere le tensioni in maniera molto morbida. Senti una domanda, ma questa modella com'è la situazione? Secondo me sei avvantaggiato con lei. No, la vedo rilassata, rilassata. Sì, sembra che stia apprezzando. È andata, è andata così. L'abbiamo persa i primi 5 minuti. Adesso chiediamo poi qualcosa sì, anche a lei. Bravo, esattamente giusto, quello. Giusto. Chiediamo come si sente. Vado. Eccoci, siamo da questa parte. Guarda pure da quella parte così ti vedono anche. Ciao, come Ciao, stai? Benissimo. Lei è Chiara e lei, come vedete, non so se riuscite a capire, ma è proprio rilassata. Sì, quindi Andrea sta facendo bene il suo lavoro. Bravo, e questo è l'obiettivo di Code of Beauty. Perché? Proprio perché in una situazione di queste noi facciamo entrare in casa nostra o in qualsiasi altro posto un estraneo, ma grazie al lavoro di Eliana e di un gruppo di lavoro naturalmente avremo l'occasione di avere dei professionisti a casa nostra, in hotel, dove ci piace, anche da noi in ufficio, se ce lo permettono, perché no? Sai Orazio, io devo confidarti una cosa. Dica. Ma lo sai che anch'io ho avuto la possibilità di provare con mano, no? Su me stessa, uno dei trattamenti che propone appunto Call of Beauty a casa mia, a domicilio. Io l'ho provato in prima persona. Scopriamo gli altarini, certo, hai capito? Sei invidioso? Brava, brava. Un pochino. Allora mi sa che ti copierò prima o poi. Mandiamo qualcuno. Domani magari. È così. Stata una bellissima esperienza, molto molto piacevole, rilassante. Sì. Ho provato la legnoterapia, devo dire che la professionista era veramente molto in gamba e nulla. Un'esperienza davvero unica da provare. Interessante. Io, guarda, mentre tu parlavi, io ho l'occhio che cade su Andrea e Chiara e devo dire che è una sensazione piacevolissima. Immaginatevi essere lì al posto di Chiara. Ah, già, certo. Lo immagino. Dobbiamo allora, ricordare però dica. Come poter prenotare, lo eccola, ricordiamo? Assolutamente, eccola. Sì. La cliente appunto si può registrare sul nostro sito che è www.callofbeauty.com, inserire i suoi dati e registrarsi appunto. Può poi selezionare il professionista che preferisce, il trattamento e appunto aspettare il professionista e rilassarsi nel proprio domicilio. Insomma, più di così Orazio, che dici? Direi che è perfetto, no? Allora, chiedo ancora una cosa ad Andrea. Andrea, senti, vedo che stai usando un olio. Che tipo di olio? È un olio specifico che usi per tutti oppure è una scelta anche del cliente? Può essere anche scelta del cliente, dipende dal professore, perdonatemi, dal professionista cosa propone. Io tendenzialmente uso un olio di mandorle dolci e un olio innocuo per la pelle, anallergico, sì. Che va appunto perfetto appunto per qualsiasi tipo di pelle. Quindi basico in sostanza. Esattamente, ci sono professionisti che propongono invece anche degli oli essenziali che vanno anche a livello aromatico a rilassare o anche a disinfiammare eventualmente, lì già si va su... Bene, quindi abbiamo smesso di massaggiare la parte bassa, quindi gambe e piedi, e adesso siamo saliti alla schiena. Chiaramente il massaggio comprende tutto il corpo, giusto? Sì.
Sì, in base a chi, sì, che cosa sceglie appunto la cliente, sì, si può scegliere anche solo un massaggio decontratturante che se non erro va a decontratturare appunto la parte della schiena piuttosto che dove, in un punto specifico che la cliente richiede, appunto dove magari ha avuto un trauma o ha magari dolore, esatto. Quindi sì, diciamo che è un pochino a scelta della cliente. Un'altra cosa che volevo appunto anche introdurre è che noi, il professionista e tutti i nostri professionisti, prima di effettuare un massaggio o qualsiasi tipo di trattamento, fanno una consulenza, perché appunto Andrea usa degli oli anallergici, ma ci sono persone che magari possono essere appunto allergiche o avere delle patologie, quindi perché i nostri professionisti sono selezionati e sono appunto certificati, devono anche sapere se la cliente ha delle allergie o piuttosto delle patologie, quindi ad esempio se una cliente ha osteoporosi, soffre di osteoporosi, non potrà effettuare un trattamento decontratturante perché andrebbe solo a causare danno alla persona. Quindi i nostri professionisti fanno sempre una consulenza prima di effettuare ogni tipo di trattamento e le clienti firmano anche uno scarico di responsabilità assolutamente sul sito, dove appunto si impegnano a dichiarare al professionista nel caso appunto soffrisse di patologie o allergie. Quindi tutto controllato e certificato. Beh, questo fa capire la serietà di Call of Beauty. Questo ci deve far pensare, perché nel mondo ci sono tante situazioni, tante possibilità, ma noi dobbiamo avere la certezza di avere intanto dei professionisti che lavorano sul nostro corpo. E come diceva Eliana, il discorso del se io ho una patologia alla colonna vertebrale dovrò essere trattata in un certo modo, e certo, quindi la conseguenza è che il professionista deve sapere dove mettere le mani, altrimenti invece di migliorare peggioriamo. Bella comunque questa cosa che anche in Italia si sono aperte le porte a questo servizio, perché io so che all'estero c'erano già e adesso finalmente è arrivato anche da noi. Sì, questa è stata appunto l'idea iniziale, quindi di portare qualcosa che è già conosciuto nel mondo, quindi partendo appunto da New York e da poi Parigi e Londra, volevamo appunto offrire questi tipi di trattamenti anche in Italia. Sì. Siamo partiti da Torino perché io e i miei soci siamo di Torino. Ma il nostro obiettivo è quello appunto di ampliare la nostra rete di professionisti e poter offrire i nostri servizi su tutta l'Italia. Fantastico, sì. Direi. E altra cosa che voglio chiederti, so che a breve lancerete anche degli abbonamenti, è vero? Assolutamente sì, ecco. Quindi se una cliente ha già provato uno dei nostri professionisti e decide di appunto voler fare un pacchetto trattamenti con lo stesso professionista, può acquistare degli abbonamenti con dei prezzi vantaggiosi, molto vantaggiosi, per appunto offrire dai 5 ai 10 massaggi a pacchetto. Ah, ecco, conveniente, sì, quindi. Molto. Orazio, come sta lì? Qua. La modella? Com'è la situazione? Io darei una spintarella a Chiara, così improvvisamente cado sopra il lettino. Chiara, perfetto, tutto bene? Perfetto. Sì. Sì, sì, è ancora bene, sveglia. Bene. Sì, sta bene, sta bene, è ancora sveglia, ma è lì lì. Senti, Eliana, una domanda. Quindi, noi abbiamo parlato di signore, ma questo può essere anche per i signori, no? Allora, sì, i nostri trattamenti sulla piattaforma sono offerti solo ad un pubblico femminile, okay, appunto. Mentre invece per chi lo richiedesse in hotel o in azienda possiamo ampliarlo anche al pubblico maschile. Questo solo per una questione di sicurezza. Certo. Perché appunto alcune delle nostre professioniste donne non si sentono a loro agio e sicure di effettuare trattamenti su persone, appunto su individui maschi, quindi abbiamo deciso di introdurre questa, diciamo, questa regola dove appunto sulla piattaforma è possibile prenotare solo ad un pubblico femminile, mentre invece su richiesta ad aziende e hotel possiamo appunto aprire i servizi, offrire trattamenti anche ad un pubblico maschile. Quindi, bello, bello. Ragazzi, avete capito? Preparatevi. Preparatevi. Ma insomma, in generale, preparatevi, perché questa è un'innovazione che interessa tutti. Poi con il tempo
tutti giocano, combattono con il tempo, tutti corrono. In questo modo non dobbiamo uscire di casa, arriviamo a casa, aspettiamo il professionista e voilà, ci fanno un bel massaggio, una cosa che ci farà stare bene qualche giorno almeno, no? Esatto, sì, poi se uno sceglie gli abbonamenti anche più di un giorno, assolutamente. Sì. Io vorrei fare l'abbonamento, Io vorrei fare l'abbonamento perché ho bisogno di più giorni per capire e comprendere bene. Ma come vedete dalle immagini siamo arrivati proprio all'altezza delle spalle, quindi collo, spalle, e sono dei posti che normalmente sono appesantiti dalla stanchezza, dallo stress, tensione. Ecco, e in questo caso qui questo massaggio ci aiuta a liberare quella sensazione di stanchezza, di oppressione, diciamo così. Per cui è facile addormentarsi sotto le mani dei professionisti, vero Emanuela? Senti Emanuela, tu hai detto che hai provato questa esperienza. Io ho provato, ragazzi, e com'è andata? Benissimo, stupendamente. È vero? Io ho provato un massaggio differente, chiaramente da questo rilassante che sta effettuando Andrea su Chiara. Si trattava di una legnoterapia con dei benefici detossinanti, mi pare, e drenanti, ecco, non mi veniva il termine, quindi drenanti, e fin da subito ho provato una sensazione di leggerezza bello. Mai vista prima. Senti Eliana, ti faccio una domanda un po' più, diciamo così, quella della serva si chiama così. Per il pagamento, come può avvenire il pagamento? Allora, tutti i pagamenti vengono presi sulla piattaforma, quindi la cliente, dopo aver scelto il professionista, il tipo di trattamento e la durata, anche perché può aggiungere 15 o 30 minuti extra, c'è proprio una sezione del checkout sul sito, quindi può pagare in tranquillità e con sicurezza. Abbiamo selezionato due tipi di pagamento, uno è con PayPal, quello possono direttamente pagare dal loro account, oppure con carta di credito American Express, Mastercard, Visa, assolutamente. Bene, quindi semplicemente come facciamo attualmente qualsiasi tipo di acquisto web. Esatto, siamo agevolati, Un'altra cosa molto importante è che ci sono anche dei coupon, quindi dei codici sconto che la cliente può applicare al checkout, dove appunto può usufruire delle nostre promozioni, quindi se sul sito ci saranno appunto tutte le promozioni aggiornate e anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove le clienti possono trovare i nostri codici sconto e utilizzarli al checkout. Esatto, era proprio questa la domanda che volevo farti. Ta-da! Come e dove possiamo trovarvi sui social? Eccolo. Sì, abbiamo le due pagine social, Call of Beauty Italia per quanto riguarda Facebook e Call of Beauty _com su Instagram. Molto molto interessante, bello, ragazzi. Bello, mi piace, abbiamo mi piace scoperto molto questo cosa. Mondo, il mondo di Call of Beauty. Senti, ma questo è più olistico, diciamo così, una cosa un po' più eterea, ma qual è il messaggio di Call of Beauty? Call of Beauty nasce appunto per portare benessere alle persone, quindi benessere a 360 gradi. E quindi è questo sostanzialmente. Sì. Call of Beauty, la chiamata di bellezza. Io la terrorizzo perché lei sa che io sono quello che parte. Ci piace. Però ci piace della questo. Situazione della coppia. Assolutamente. Comunque noi la ringraziamo tantissimo di essere stata qui con noi, di aver portato con sé anche Andrea e Chiara. E nulla, al massimo ci vediamo presto. Io saluto Andrea. Grazie a voi l'invito. Grazie a te per aver fatto questa dimostrazione. Quindi, se volete Andrea, dipende in che zona abitate, voglio dire. Va bene, Torino. Torino, provincia di Cuneo. Perfetto. E salutiamo Chiara, vado dall'altra parte. Lo scegliete, lo selezionate. La disturbiamo adesso. Ciao Chiara. Ciao. Allora sei rilassatissima. Assolutamente boh, sì. Ragazzi, l'abbiamo persa. Grazie. Ciao. E va bene, torno al posto io. Torno al posto perché qua la situazione mi piace e mi preme dire che, conoscendo Eliana, se l'inizio è questo, allora ragazzi, è assicurata la professionalità e la dolcezza, tutto quello e che la riguarda competenza. La competenza, certo, assolutamente, e la sicurezza, perché prima parlavamo di sicurezza e di questi tempi non è mai abbastanza, assolutamente. E quindi fiducia, assolutamente fiducia anche dei nostri professionisti.
Color Beauty è benessere, bellezza, bellezza, sicurezza, sì, fiducia e fiducia e anche relax. Quello sì. Io l'ho visto da Chiara. Questa è la ciliegina sulla torta, ragazzi. Ma guardate, io sono rilassato che non lo sto facendo, immaginatevi lei, e ripeto, questa cosa la ripeterò fino alla fine. Eliana, grazie, è stato per un piacere. Con noi. Grazie a voi. Io ringrazio Cold of Beauty per essere stati con noi, per averci illuminato d'immenso. Grazie a voi. E allora buon lavoro e mi raccomando, ricordatevi, andate a curiosare sulle pagine di Instagram, troverete tutte le cose necessarie per poter chiedere consigli. Esatto, molto semplice. www.callofbeauty.com. Molto bene, Emanuela. Che meraviglia. Che meraviglia. Che meraviglia. Adesso vai tu. Vado io. Dai, vai tu che non hai ancora provato. E allora, ragazzi, in silenzio ci fermiamo, ma attenzione, solo per non è ancora terminato. Ciao. Ciao.